a tutti, lui e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Oggi ragazzi è il grande giorno, finalmente quel momento è arrivato. Stiamo per incontrare Perfidia. Aiuto, andremo in uno studio registrazione a registrare il videoclip della canzone insieme a lei. Per chi si fosse perso tutta la storia, abbiamo realizzato una canzone insieme a Perfidia, la nostra acerrima nemica, cioè quella che ci ha minacciato e ci ha detto: me contro te vi farò fuori, proprio con lei. Il titolo della canzone è Chica Mala, che significa cattiva ragazza. Aiuto, sì, Perfidia è proprio una cattiva ragazza. Lui, ma io non so cosa fare, cioè secondo me è meglio che non ci presentiamo, nel senso andiamo lì e ci sarà Perfidia, cosa ne diciamo? Più che altro immaginati se appena arriviamo la troviamo lì con tutti i cattivi, magari è un trappolone. No, ci sono tutti, c'è anche Signorezza, c'è anche Viperiana, c'è anche Zeppe. No, io Viperiana proprio non la tollero, mi fa venire i brividi, mamma mia. Calma, il sangue freddo, Carciofina, perché dobbiamo trovare un piano, dobbiamo pensare. Se lei appena arriviamo ci fa una trappola o magari ci cattura o qualcosa del genere, che facciamo? Scappiamo! Scappiamo e basta! Dobbiamo combattere! Tu ovviamente sei una fata, quindi nel caso dovresti tirar fuori le tue ali. Sì, vabbè, chi glielo dice a Sherry? No, lui non posso assolutamente. Ti ricordo che la magia per me è stata bandita. Non posso utilizzarla se non in casi eccezionali. Beh, questo significa che allora siamo fritti. Che poi si potrebbe pensare che le intenzioni di Perfidia siano buone. E invece... No, calma, non pensiamo a Perfidia, fuoco, male, no. Mamma mia, stiamo per andare in studio, dove stiamo per arrivare? Quando ce la troveremo faccia a faccia? Cioè, come funziona? Cioè, nel senso, come dobbiamo dirle? L'ho detto, scappiamo. Ma dobbiamo cantare pure. Allora... Dobbiamo cantare insieme. Cioè, uno, quando cantiamo anche idea, sul palco. Idea. Ci fingiamo qualcun altro. Diremo che noi non siamo Sofì e lui, siamo gli addetti alla regia. Aspetta, puoi fingerti mercoledì. Ti fai le treccine e fai che sei mercoledì. Così non sospetterai mai che sei Sofì. E a quel punto puoi andare in giro con la tua faccia, quella che non ride mai, e dici le battute quelle tipo: ho trovato un martello, lo rompo in testa, quelle robe così. E lei sicuramente vuole essere tua amica. Wow, sono un genio. Potrebbe essere, ma hai mai visto mercoledì vestita di rosa? Ma perché ti sei vestita di rosa? Non avevo mica in mente di essere mercoledì oggi. Vabbè, allora il piano di mercoledì è saltato. Dobbiamo quindi pensare qualcos'altro per quando più che altro ce la troveremo faccia a faccia, perché questo significherà tipo dire: ok, ciao Perfidia, questo è il microfono, pronto, prova e cantiamo. Altra idea. Vai. Fingiamo di avere il raffreddore. Se una persona è malata, no, che ha il raffreddore, lei comunque magari ci vuole stare lontano perché non vuole che attacchiamo l'influenza. Hai ragione, ma sei un genio, sei proprio una carciofina pensante. Quindi vai. Oh, quanto sto male. Ma no, così che sembra che vomiti. No, lui un po' più. Lo starnuto è perfetto. Bravissimo, lo starnuto mi piace. Va bene, abbiamo il nostro piano per allontanare Perfidia. Quindi quando la vediamo cosa facciamo? E ci... Piacere per... Ah, giusto, sono starnuto, l'ho dimenticato. Ehi, prima di continuare col video, noi vi ricordiamo che i biglietti per il nostro nuovo tour sono disponibili. Già, faremo un nuovo concerto per festeggiare 10 anni di me contro te. E voi non potete assolutamente mancare, sarà uno show incredibile. I biglietti sono disponibili su Ticket One. Ritorniamo alla nostra avventura. Eccoci arrivati, ragazzi. Questo posto sembra un po' un laboratorio. Guardate. Lui, secondo me è una trappola sicuramente. C'è questa specie di portone gigante. Non lo so se fidarmi. Dai, ragazzi. Mira, vai avanti, dai, ti seguo. Ti copro le spalle. Ricorda, siamo ammalati. Ma è fighissimo! Guardate qui, ragazzi, ma cos'è? Ma è uno schermo gigante, penso a guardare i film lì. Un super schermo. E mi sa tanto che noi registreremo proprio qui. Incredibile. Sono super gasato. Solo che al momento non vedo nessuna Perfidia in giro. Meglio così. Continuiamo a controllare e teniamo gli occhi aperti. Sì, anche perché io ancora mi devo andare a preparare. Mi devo truccare, mi devo vestire. E se la truccatrice si gira ed è Perfidia? Non pensarlo neanche. Andrà tutto bene. Qui ci sono i nostri camerini. Fammi dare un'occhiata. Via libera. Nessuna Perfidia. Ci sono soltanto i nostri vestiti che sono stupendi, sono uno più bello dell'altro. Wow, sono super futuristici, guardate. Questi qui sono tutti super fluo. Questo colore cangiante. Che meraviglia, non vedo l'ora di indossarli. E qui accanto, Sofì, c'è un altro camerino. E se fosse il camerino di Perfidia?
Oh no. Andiamo a dare un'occhiata. Vai. Si può? Sì, lui, guarda. Questi qui sono i vestiti di perfidia. Oh, sono i vestiti originali. Sono proprio i suoi. Guarda. Le sue scarpe, lui, le sue scarpe. Le sue scarpe. Oh, l'orecchino. L'orecchino con cui parla col signore S. Oh no, no, noi dobbiamo andarcene di qua. Se ci vede, siamo fritti. Scappiamo, vieni, vieni. Pronto, prova, prova. Posalo, lui. Signorezze, signorezze. Sei un cretino, sei un cretino. Ok, scappiamo. Sì, ma se qui non c'è perfidia, dove cavolo è? Non lo so, io devo andare al trucco, ciao. Io intanto indosso il primo outfit di questo video. E 3, 2, 1. Ok, siamo pronti per iniziare. Ehi Sofì, come va di qua al trucco? Sto facendo i capelli, lui non è più trucco, già il trucco è stato fatto, wow, vedi qui? Ma è bellissimo! Guarda che coda alta che sto facendo. Una coda altissima, sembrerei tipo un Lumpa Lumpa. Tu invece tutto ok, hai visto l'innominata? Sinceramente io mi sono cambiato, ho fatto un giro e non ho visto perfidia. Inizio ad avere il dubbio che lei non sia venuta. Ha creato tutta questa storia, ha fatto tutto questo casino per fare la canzone e poi lei non è venuta. Cioè, pazzesco. Anche qui al trucco c'è, l'hai vista? C'è ragazzi. Eh? Sì, sì. Come, scusi signora? È passata prima. Cosa? L'hai truccata tu? Sì, raga. Sofì, qui accanto c'è la truccatrice di perfidia. Aiuto. Ma mamma avrà tipo i trucchi avvelenati, che cavolo ne so. Ha truccato anche me. Già. E come ti è sembrata? Più tranquilla del solito, con me. Ma secondo te ci odierà? Ci ha detto qualcosa su me, Sofì? Qualcosina l'ho sentita. Però... no spoiler. Come no spoiler, ragazzi? Io ho un'ansia adesso di incontrare perfidia, che cavolo non potete capire. Pronti per vedere il nuovo outfit di Sofì, super futuristica! Io vengo dal futuro, ciao, wow, a tutti, vengo dal futuro! Ma è bellissima, guarda gli stivali! Lo so! Poco fa mi è venuta in mente una frase bellissima, vuoi sentirla? Che frase? Cos'è? Cos'è? Non è tutto oro ciò che luccica, a volte sono io! L'hai capita? L'hai capita? No. Che io luccico, capito? Sì, ok, che luccichi. Vabbè, sì, appunto, luccica perché c'ha, ecco, i brillantini negli occhi. Ma parliamo di cose più importanti. Hai adocchiato quella tipa là? Lui, allora, io non la vedo. Poi mi dicono che c'è, ma dov'è? Andiamo a ricontrollare nel camerino. Andiamo a ricontrollare nel camerino. Magari è ancora di là. Vediamo. Aspetta. Che c'è? Non c'è più il suo vestito. Cosa? È scomparso! Non c'è più il vestito di perfidia! Quindi vuol dire che si è vestita ed è in giro qui? Oh no! Sì, sarà da qualche parte! La truccatrice ha detto che l'ha vista. Potrebbe essere qui da un momento all'altro. Potrebbe entrare in camerino e trovarci qui dentro. Si arrabbierebbe tantissimo! Ok. Però noi siamo vestiti così. Secondo me facciamo un po' paura, no? Beh, non so se fai paura, Sofì, però... lei sicuramente fa più paura a noi. Andiamo a controllare di là e continuiamo a cantare. Sì. Guardate qui, siamo sul set adesso ed è fighissimo. Ma di perfidia neanche l'ombra. Quindi è ufficiale. Quella noiosa, quella guastafeste, quella cattiva, quella malefica, quella noiosa, brontolosa di perfidia finalmente non c'è. Ciao, salve. Salve signora, signora perfidia. No. Siete pronti per la canzone? Sì, ecco. Sì. Io sono pronta. Sì, abbiamo capito. Musica? Sì, no, un attimo, musica? Allora, noi saremmo venuti qui per fare questa musica, sarà stato quello di Pongo. Noi saremmo Pongo! Musica! Pongo non c'entra niente. Signorina, stia calma, cioè signora perfidia malefica. Per sua cattiveria, ecco, volevo dire sua altezza cattiveria. Noi siamo venuti qui per fare la canzone con lei come ci aveva promesso. Però adesso deve mantenere la sua promessa. Se noi facciamo con la canzone con lei non distrugge né noi né niente, giusto? Cantiamo e basta. Non è che una trappola si ci ha portati qui per farci... Non lo so, ci devo pensare. Come ci deve fare, ragazzi? Aiuto, paura. C'è perfidia, ho capito, perfidia è qui con noi veramente. Vedete, vuole sempre fare la star, vuole sempre cantare, guarda. Non ci posso credere, siamo veramente con perfidia per cantare. Per favore, non fatela arrabbiare, mettete la musica se vuole la musica. Ok, continuiamo. Abbiamo appena
appena finito. Ma avete visto Perfidia? È incredibile. Siete curiosi di vedere com'è venuto il videoclip? Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao, ciao.